Soldi inviati ai terroristi islamici attraverso un piccolo money transfer di Andria. Sui profili Facebook le foto di decine di jihadisti con cui erano in contatto, quattro italiani disoccupati con piccoli precedenti per spaccio e truffe, tutti residenti in Puglia, sono stati arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza di Bari. Una maxi operazione partita all'alba contro il terrorismo internazionale che ha permesso di individuare anche una fitta rete di collettori in tutto il mondo. Attraverso una serie di frazionamenti di soldi e di modi per evitare che questi finanziamenti emergessero facilmente, che esisteva un flusso di denaro rilevante fino a 1 milione di euro nei confronti di soggetti che finanziavano poi a loro volta direttamente i terroristi in altri paesi. I quattro italiani dal 2015 al 2020 avrebbero effettuato diverse transazioni destinate ad un libanese. L'uomo era già stato segnalato dall'autorità giudiziaria francese perché in diretto contatto con i terroristi dell'ISIS in Siria. Dalla Puglia verso la Russia furono effettuate transazioni anche pochi giorni prima dell'attentato terroristico in Dagestan il 18 febbraio 2018, nel quale vennero uccise 5 donne mentre pregavano in una chiesa ortodossa. Gli investigatori hanno sequestrato cellulari, computer e acquisito una fitta rete di intercettazioni che permetteranno di capire chi coordinava l'attività dei quattro italiani.